Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto con spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, burro, cipolla, spinaci freschi, prezzemolo, olio, vino bianco, dado bimbi vegetale, riso di tipo carnaroli, acqua, noce moscata, pepe e pancetta che è facoltativa. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte il parmigiano. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla e l'olio. E facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Riuniamo un po' sul fondo. Adesso mettiamo il burro e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi, velocità 3. Adesso riuniamo un po' sul fondo . Adesso aggiungiamo la pancetta e facciamo insaporire per 5 minuti . 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso mettiamo da parte in una ciotola. Adesso, senza lavare il boccale, mettiamo all'interno gli spinaci. Mettiamo il prezzemolo . La noce moscata, il pepe . Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e facciamo cuocere per 8 minuti . 100 gradi, velocità 1. Spatoliamo un pochino. Adesso frulleremo gli spinaci. Teniamolo un poco sul fondo. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E facciamo frullare per 40 secondi. A velocità 8.
andiamo a mettere da parte. Senza lavare il boccale, versiamo il composto di cipolla e pancetta e burro che avevamo messo precedentemente da parte. Aggiungiamo il riso. E lo facciamo tostare per 3 minuti a 120 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso aggiungiamo il vino. Non riposizioniamo il misurino e lo facciamo sfumare per un minuto a 100 gradi, antiorario, velocità soft. Adesso mettiamo gli spinaci. Il dado, versiamo l'acqua, e con la spatola del Bimby mescoliamo in fondo. È molto importante questo passaggio per evitare che il riso si attacchi sul fondo del boccale durante la cottura. Quindi mescolate per bene. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino posizioniamo il cestello e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 12 minuti, a 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, trasferiamolo in una risottiera, mantechiamolo con del parmigiano e andiamo a impiattare. Risotto agli spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!